Benvenuti nel girone di ritorno. E questo in sintesi il commento che riassume lo stato d'animo dei dirigenti dello spogliatoio del Brindisi dopo lo 0-0 casalingo con il Francavilla in Sinni. Lo ha affermato il direttore generale Pierluigi Valentini a LND Puglia, la trasmissione di approfondimento di Antenna Sud. Da una parte la consapevolezza di essersi rafforzati, dall'altra che il girone di ritorno sarà pieno di insidie perché ogni squadra, ha detto Valentini, ha obiettivi ora ancora più precisi. C'è chi vuole salvarsi, chi punta ai playoff e chi vuole vincere il campionato. Sappiamo che da qui fino al 7 maggio sarà così per noi, ma come sarà così per tutti. In questo campionato aspettarsi che qualcuno possa fare, secondo me, 5, 6, 7 vittorie di fila sarà molto molto complicato e difficile. E tutti i campi nasconderanno sempre tantissime insidie. Siamo dispiaciuti ovviamente per il risultato di ieri, perché giocando nelle mura amiche, dove abbiamo sempre avuto, devo dire, un rendimento assolutamente straordinario fino ad oggi, volevamo dare questa gioia ai nostri tifosi. Ci dispiace, però comunque guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La vetta dista sempre di 5 punti. Cavese e Barletta oggi sono davanti meritatamente, bisogna fare loro i complimenti. E allora, bicchiere mezzo pieno per il Brindisi, perché nonostante il pareggio con gli uomini di Arleo, la vetta dista sempre 5 lunghezze. Si guarda avanti e si lavora in vista del prossimo impegno ostico con il Bitonto, una squadra, quella di Valeriano Loseto, in grande ripresa. Domenica Bitonto, altra battaglia durissima, però lavoreremo per farci trovare assolutamente pronti.